mi fa un grande regalo. Quindi, Goran Vujovic, okay. Giuravo serbo, invece, invece Goran, spero di non sbagliare tutto. C'era nel 2000 contro l'Italia di Anastasi? Sì. Ok. Ruolo, aspetti che mi concentro, eh. Non centrale. No. Schiacciatore. Già dall'altezza si può. Di dov'è? Chi? Lei. Io, di Montenegro. No, no, la città, dico. Budva, una città del mare. 1960 e 70 e? 9. 79? Sì, c'era un No, 73. Nato, no, stavo ti riferisci al terremoto. No. 73. Quindi è un 73. Lui c'è anche lì, mi devo subito. E lei che ha avuto? Mi diceva il terremoto nel 79? Sì, sì, sì. Sa che non? Sì. Non me lo ricordo. Famoso. Ma quanti morti? No, adesso mi ricordo più preciso perché ho solo 6 anni, ma mi ricordo la devastazione soprattutto. Io poi mi confondo fra Macedonia e Montenegrini. Savicevic è Montenegro? Sì, Montenegro. Okay. Mi dice, oltre a Savicevic, gli altri due più grandi sportivi nella storia di Montenegro, in senso assoluto, eh? Non mi dica Volley. Forse lei? No. No, c'era Savicevic per il calcio. Abbiamo avuto giocatori importanti anche nel pallanuoto, anche dei recenti, perché la squadra del pallanuoto è molto. Ma proprio i due più grandi, oltre a Savicevic. Savicevic credo sia il campione più grande, a occhio, no? Adesso mi hai preso d'improvviso. No, no, certo. No, poi da calciatori c'era Jovetic, no? Che è comunque un grande campione. E, aspetta, devo pensare. Perché sono stato piccolo, non siamo come Umbria, diciamo. No? Perché... se no, non importa. Facciamo altro difficile, il sestetto della sua vita dei compagni, oppure... presidente, DS e allenatore. No, sicuramente. Compresa nazionale. Il sestetto. O anche due se ne va. Il sestetto varia da diciamo tempi di pallavolo giocata, quindi io ho un sestetto. Se vuole due diversi, uno da giocatore dei compagni e uno da dirigente, come vuole. Non lo cambierei mai, sicuramente quello con quale ho vinto. No, no, dicevo i migliori, non so, vorrei che mi mettesse i migliori con cui ha giocato, ma non con cui ha vinto. Non una squadra e basta, capisce? E so che è difficile. No, mi stava dicendo, il più grande è? Il più grande sestetto che ho avuto l'onore di giocare è quella squadra con quale ha vinto le Olimpiadi, quindi in quel momento... Aspetti che voglio concentrarmi io. 2004 fu il Brasile. 2000. 2000. Che battesse in semifinale l'Italia di Anastasi. Sì. 3-0, no? 3-0. Sì. Invece in finale, mi aiuti? La Russia, 3-0 sempre. Diciamo, ah, quindi, siamo arrivati, me lo fa? Prima. Aspetti che voglio... C'era un Gerbic per forza. Sì, due. Tutte e due? Quindi il palleggiatore Nicola, sì. Allenatore oggi mi aiuti di? Gajic. Nicola l'allenatore oggi è di Zaxa, al momento. Ah, Zaxa in Polonia, sì, perfetto. Sì. Poi si mette nelle formazioni l'opposto, sì, che era Milikovic, sì. Quello di Macerata, poi i due schiacciatori, era titolare Goran? Sì, io e Vladi Grbic. Ok, poi mancano i due centrali? Sì, uno era Geric, che ha giocato anche alla Lube. L'altro è Mester, che è giocato in Italia, c'era Piacenza e Trento. Come si chiama? Mester? Mester. Libero? Era Mitch, un ragazzo che non è riuscito a uscirne da paese. Allenatore, mi aiuti? Gajic, che è attuale presidente della Federazione Serba al momento. Quindi quante Olimpiadi ha vinto la Serbia? Uno. Abbiamo vinto anche medaglia di bronzo all'Atlanta. Quanti mondiali? Mondiali secondo posto, terzo dall'Italia, in Giappone. In Giappone nel 98? Nel 98, sì. Sì. Quindi il più grande allenatore che ha avuto? Gajic. Il grande allenatore, no. Più grande, sì. Presidente? Presidente, uno che mi ha impressionato di più è anche un presidente dei Montechiari. Che è scomparso? No, non mi ricordo il nome, sai. Il papà della Gabbana? No, era prima di lui, non mi ricordo bene il nome perché sono stato solo un anno, ma ecco lui mi è rimasto. DS o DG? DG ha avuto vari DG. Se vuole, se non c'è. No, agente chi aveva? Ce l'aveva? Ce l'avevo, un agente. E qua? Una donna che non c'è più, era una scomparsa. Donna che era scomparsa, che lavorava nel Montenegro? Nella pallacanestro di Bologna, si chiama Mirapoglio. Ah, me la ricordo, non sapevo, non mi ricordavo, sì, incredibile. Sì, una malattia fulminante. Incredibile, era molto popolare, anni fa. Poi mi manca, faccia la carriera Goran, poi la lascia la cena. La carriera, partiamo da quella, allora 1973, il primo tesseramento a quanti anni? Poi le abbono alle squadre più. Io, il primo tesseramento nella città mia, la squadra che a mi sei anni, no? Abitava in A2. Oh. Diciamo, nel calcio inizia andava 14, 15 anni. Ah, tardi.
è tardi, no? All'epoca noi non è che a calcio eravamo... in Italia 8 anni si sì, gioca. Adesso anche mio figlio fa mini ball, c'è 9 anni, quindi però io all'epoca non c'era, magari a scuola, sì, qualcosina così, ma non... Quindi solo volley aveva... nella sua vita? Pallanuoto anche. Pallanuoto... Che è sport di... spot nazionale? Sì, sono al mare, sì, quindi... Ha fatto la guerra, no? La guerra, no. Peccato. No, e poi? Ho sparato. E poi? E poi, diciamo, da in 2-3 anni sono riuscito ad entrare in Nazionale Juniores, dove sul primo torneo sono stato nominato MVP del torneo, e al mio ritorno, ancora ragazzino a 17 anni, già all'aeroporto di Belgrado, mi aspettavano le squadre per contrattualizzare. Sì. Quindi andò dove? Sono passato a Partizan di Belgrado, dove ho giocato per 6 anni. Già schiacciatore. Già schiacciatore, diciamo che ho avuto un'esperienza di embargo totale nel paese di 4 anni, dove non ho potuto giocare contro i coetanei di altri stati, quindi era proibito. Quindi, e dopo l'esperienza di Belgrado, dopo Olimpiadi di Atlanta, dove dalla panchina sono riuscito piano piano a conquistare il posto titolare, sono approdato in Italia. Anche per il merito di Ljubo Travis, che è un allenatore di Brescia in quel momento lì. A Montichiari? A Brescia. Ah, Brescia. In A1? In A1, Brescia. Presidente era il suo primo presidente italiano? Si ricorda? Non mi ricordo il nome, mi ricordo bene. It doesn't matter. Yes, ok. Avanti. E Brescia, maglia bianca-azzurra? Sì, bianco-rosso. Poi? Dopo Brescia sono, la squadra è scomparsa dopo il primo anno perché ha avuto difficoltà il palazzetto e lo sponsor. Non c'è stata più, quindi mi sono trovato in mezzo all'estate senza contratto e per fortuna ho trovato subito ripiego a Ferrara. Sempre in A1. Sempre in A1. Dove... Ma c'era Vullo, no? No, no, a Ferrara c'era Toffoli, c'era Schuil, sì. Insomma... Ho fatto palo, Vullo Toffoli. Sono questi qui. Dopo Ferrara, l'anno dopo hanno permesso a tutti i cubani di approdare, diciamo, all'estero e quindi io... Ho fatto un anno in Grecia e dopo un anno in Grecia all'Olimpiakos ho vinto anche lo scudetto e la Coppa, sono tornato in Italia a Montichiari. Parliamo Goran sempre da titolare, no? Con poca panchina, sì, il tempo di rifiatare. Sono sempre a titolare, sì. Poi ho fatto il giro di Montichiari. C'è qualche cambio per rifiatare o neanche? No, non ce neanche. L'ho avuto, no. Perfetto. Poi ho fatto Montichiari. Anche coppe spesso, non a Ferrara magari, ma spesso doppio impegno, no? Coppa europea. Non ce l'avevo, no. Militavo più o meno nelle squadre che facevano playoff, diciamo settimo, sesto, ottavo posto, quinto ogni tanto, ma non sono riuscito a... perché lì era anche la regola dei due stranieri in campo, quindi era molto difficile arrivare nelle squadre di prima fascia. E dopo ho fatto 2 anni alla